Sono le 17:40. Questi passeggeri del volo di Stoccarda, Palermo-Stoccarda, sono qui dalle 15:30, orario di partenza del volo, e molti sono arrivati qua all'una puntuali per il check-in, quindi sono qua già da 6 ore e aspettano notizie. Gli altoparlanti dell'aeroporto non danno nessuna notizia, non si sa praticamente quale sarà il programma della serata a seguito dell'incidente dell'aereo che è andato fuori pista qui all'aeroporto di Palermo. La situazione è di continua attesa di un pullman che porti questi passeggeri all'aeroporto di Catania o di Trapani per essere imbarcati su un volo per la Germania. E le ultime notizie ci dicono che il primo pullman arriverà qui alle 7:30, cioè questi passeggeri stanno aspettando qua da 6 ore, dovranno aspettare altre 2 ore, molti sono già stanchi, sono messi a terra, non ci sono posti a sedere. Non c'è acqua da bere, molti sono anziani, c'è qualche bambino, ci sono dei signori che hanno anche problemi di salute e hanno un'autonomia abbastanza limitata. Qualcuno si è messo, ecco, ci sono anche i bambini. Qualcuno si è messo nell'angolo perché tira un vento fortissimo che entra anche dalle porte scorrevoli. Siamo in una zona dell'aeroporto esposta al vento del mare e al vento che arriva da Tramontana. Da questa parte abbiamo Trapani, dall'altra parte c'è la direzione Palermo. I passeggeri sono qua in attesa da 6 ore, stiamo ancora aspettando che qualcuno porti un aiuto, addirittura anche non si sa niente, neanche l'altoparlante spiega quello che sta succedendo e quali sono quelle cose che potrebbero succedere di qua a qualche ora. Quindi le persone sono assolutamente abbandonate a loro stessi. Molti non sono italiani, quindi non sanno cosa sta succedendo e qual è la prospettiva che si apre alla loro permanenza nell'aeroporto qua di Palermo.